Senti, ho visto che hai fatto, ci ho proposto fare anch'io, c'è stato Peach che me l'ha detto tranquillamente, io ho detto ovvio, non è che è una cosa che ho inventato io, non lo fanno tutti. Però si poteva fare secondo me in modo un po' più diverso da come l'avevo fatta io, anche solo la presentazione o come si vede lo shop, però poi ognuno lo fa a modo suo o come vuole. Cigai a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Crossover Boy. Oggi faremo un video un po' più diverso dal solito. Oggi parleremo della classificazione degli YouTubers, o più specificatamente della Rank Tier List, o meglio il grado di classificazione a cui appartengono gli YouTuber. Cioè, mi spiego meglio, con un piccolo esempio tecnico. Avete presente videogiochi come Heroes of the Storm, League of Legends, Overwatch e potrei continuare all'infinito? Come nelle modalità rapide esistono anche le modalità classificate, che giocando una serie di determinate partite ti affidano un grado. Esistono 7 tipi di gradi, o almeno quando giocavo a Heroes of the Storm ne esistevano 7, che direi che sono più che sufficienti. Ma andiamo bene ad analizzare questi 7 gradi di appartenenza: Lega Bronzo, Lega Argento, Lega Oro, Lega Platino, Lega Diamante, Lega Master e Lega Grandmaster. Ora vi mostro come la penso io, o meglio come l'ho classificata io, poi giudicate voi. Dunque, partiamo dalla Lega Bronzo. Chi ci sta nella Lega Bronzo? Beh, io! Wow, fantastico! C'è chi mi potrebbe dire wow! Perché sono nella Lega Bronzo, secondo voi ragazzi? Perché possiedo meno di 1000 iscritti. Io attualmente possiedo 360 iscritti. Altri esempi di canali nella Lega Bronzo sono quelli di Gaetan Boy con 56 iscritti e quelli di Mark08 con 128 iscritti. Tranquilli ragazzi, saliremo anche noi. Poi ci sono gli youtuber della Lega Argento che partono da 1000 iscritti fino ad arrivare a 999.000, sì, 999.000. 9.999 iscritti. Un paio di esempi sono Epic Salvo con 2.120 iscritti e Martix con... Quanti erano? Quant'è che ne possedeva? 3.650 iscritti. Sì, mi sono fatto un foglietto con tutti gli appunti perché a memoria non me li ricordavo tutte le specifiche, quindi. E dai 10.000 iscritti fino ad arrivare a 99.999 si entra ufficialmente nella Lega Oro. Un altro paio di esempi pratici sono quelli di Mr. Dylan con 12.400 iscritti e quelli di Marth con 23.100 iscritti. Lega Platino, per chi arriva ai fatidici 100.000 iscritti fino a un massimo di 999.999. Un altro paio di esempi sono quelli di Fieric, che oltretutto mi sono iscritto al suo canale giusto oggi, anche se avrei dovuto farlo prima, con ben 411.000 iscritti, e Giorgio Vanni con 145.000 iscritti. Ok ragazzi, sappiamo che Giorgio Vanni in realtà non è uno youtuber, ma è un famoso cantante, però trovate anche il suo canale in descrizione. Lega Diamante, e qui parliamo di pezzi grossi. Che se ci pensate è proprio da questa lega che cominci a farti notare seriamente. A partire da 1 milione di iscritti fino ad arrivare a 4.999.999 sei nella Lega Diamante. Nella Lega Diamante infatti troviamo personaggi come Scottex con 2.17 milioni di iscritti e Nick Radogna con 1.07 milioni di iscritti. Lega Master, a partire dai 5 milioni fino a un massimo di 9.999.999. Ve ne dirò solo uno perché non ne conosco tanti altri. Beh, io non credo che questa bella faccia abbia bisogno di presentazioni perché, beh, avete capito, no? Ciao, ciao ragazzi, come vi dicevo, benvenuti a questo... Cosa ho detto, boh? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Favij! E per finire ragazzi parliamo della Lega Grandmaster, che è un privilegio veramente di pochi, che vantano oltre 10 milioni di iscritti ed è veramente una cifra esorbitante ed è veramente una cifra assurda. E quali tra questi vantano più di 10 milioni di iscritti? Beh, io ho un'idea, ce l'avrei. Hello PewDiePie, my name is Crossover Boy. When I'm through with you, we're gonna be completely fucking done, cause we only just begun. Va bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa classificazione del grado di appartenenza degli YouTuber. Sono curioso. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Cosa vuol dire schiferito? Comunque sì, ho visto LOL, mi è piaciuto, è simpatico. Hey, ciao Marco. Sì, ho capito la pubblicità, ok. Ciao Marco, sto registrando, saluta. Ciao. Va bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. Io vi invito sempre a lasciare un commento e un mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e noi ci rivediamo nel prossimo video. Cigae!